Consiglio aperto sulla disabilità. Taglia i vitalizi degli ex consiglieri. Comitato diritti umani. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 9 dicembre si è svolto a Palazzo Laschi su un consiglio regionale aperto a cittadini e associazioni sulla disabilità. Nel pomeriggio, in seduta ordinaria, l'Aula ha approvato la delibera che istituisce il Comitato regionale per i diritti umani e, dopo un ampio dibattito, la legge che riduce i vitalizi degli ex consiglieri regionali. In primo piano. In occasione della Giornata internazionale della disabilità, si è tenuto a Palazzo Laschi un consiglio aperto ad associazioni e cittadini. I rappresentanti delle associazioni hanno chiesto alla Regione il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, denunciando l'illegittimità delle liste di attesa. Oltre a numerosi consiglieri regionali, sono intervenuti anche per la Giunta gli assessori al welfare Augusto Ferrari e alla Sanità Antonino Saitta. Abbiamo chiesto di affrontare il problema della disabilità, ma dal punto di vista delle persone con disabilità in situazioni di gravità, causa di gravi malattie o handicap invalidanti e quindi non autosufficienza. Quindi chiediamo garanzia del diritto esigibile alle cure sanitarie e anche sociosanitarie, e cioè contributi per i familiari che accolgono a casa queste persone gravissime, la frequenza dei centri diurni sia per le persone con disabilità intellettive sia per le persone con demenza o malattia di Alzheimer e un ricovero nelle RSA in tempi utili alle prestazioni e alle esigenze delle persone che sono gravissime. È importante indirizzare le persone con patologia complessa nei momenti in cui chiamano l'ambulanza il 118, trasportarle non nell'ospedale più vicino all'abitazione ma nel centro di riferimento per quella patologia lì. Un'altra proposta concreta è incentivare i centri di riferimento regionale, e purtroppo se ne conosce poco dove sono. Il 9 dicembre il Consiglio regionale ha approvato la legge che riduce per 5 anni i vitalizi degli ex consiglieri di un importo variabile tra il 6 e il 15% in base alla loro entità. È prevista anche una decurtazione del 40% in caso di cumulo con il vitalizio del Parlamento nazionale o di quello europeo. Bocciata la proposta del Movimento 5 Stelle che ne prevedeva l'eliminazione. Come deciso nella nona legislatura, a partire dagli eletti dell'attuale legislatura, il vitalizio è stato già eliminato. È un provvedimento che consente un risparmio di 740.000 euro l'anno per una cifra complessiva di circa 3 milioni e mezzo di euro che possono essere investiti in settori diversi. Quest'anno avessimo avuto ancora 1 milione di euro in più, avremmo dato con soddisfazione completa le richieste di borse di studio. Un provvedimento che vuole dimostrare anche ai cittadini piemontesi che ci facciamo carico tutti delle difficoltà economiche che i cittadini stanno attraversando. La proposta di legge del Movimento 5 Stelle sull'eliminazione retroattiva dei vitalizi, il trattamento simil pensionistico dei consiglieri regionali, è stata bocciata. Noi volevamo appunto eliminarli retroattivamente restituendo i contributi versati, mentre è passata la proposta di legge della maggioranza, molto timida, che prevede solo un taglio del 6-10% a seconda dell'importo. Ancora oggi un taglio ai costi della politica minimale, di facciata, ma che non rispetta quello che viene richiesto dai cittadini piemontesi. Su proposta dell'Ufficio di Presidenza, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, nella seduta del 9 dicembre, la delibera che istituisce il Comitato regionale per i diritti umani, che sostituisce e supera l'Associazione regionale per il Tibet. Il Comitato viene insediato all'indirizzo di ogni legislatura e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale ha approvato la costituzione del Comitato dei diritti umani perché in un paese civile, in un paese democratico, la vendetta non può assolutamente albergare. È importante rieducare i cittadini che hanno sbagliato, hanno posto in essere comportamenti riprovevoli, e noi abbiamo la necessità di pubblicizzare tutte le storture che vengono fatte nei paesi del mondo e non solo nel nostro paese Italia. La prima commissione in sede legislativa ha licenziato l'11 dicembre la legge che conferisce alle unioni montane le funzioni della regione già attribuite alle comunità montane, su cui il Consiglio delle autonomie locali aveva dato parere favorevole lo scorso 3 dicembre. Il CAL ha anche espresso parere favorevole su 3 disegni di legge di fusione di comuni.